di stamattina, lo spread è a 136 punti, sta calando ulteriormente. Ma Sì. perché? Per il voto in Emilia-Romagna? Perché è venuto meno quello che i mercati temono di più, E cioè cioè? l'incertezza. In qualche momento, da certi punti di vista, almeno nel breve periodo, l'incertezza è venuta meno, perché è evidente che tutto sommato una vittoria, diciamo, del centrodestra avrebbe poi creato, secondo me, poi un contagio anche sulla Toscana, sulle Marche e sulle altre elezioni, e questo probabilmente avrebbe creato Beh, insomma, qualche evidenti problema più. fibrillazioni per il governo, Non diciamola c'è così. dubbio. Guardi, la mia considerazione è Sì. questa qua, ed è un'immagine venuta l'altro ieri, una scematina. Sto governo sta su una palafitta. Da una parte abbiamo il PD che sicuramente i suoi pali li ha messi, li ha consolidati in qualche maniera con queste elezioni. Da un'altra parte abbiamo Renzi che ha scavato un po' sotto i suoi pali e sta decidendo quanto scuoterli questi pali. Questa, quanto scuotere la Certo, palafitta, sì. dall'altra parte della palafitta c'è i 5 Stelle ed è la parte della palafitta che più mi preoccupa, perché qualche accettata, colpo di accetta è stata data e qualche palo è venuta giù. Ora il problema è a questo punto è questo. I 5 Stelle rimangono al governo No, con. questa sua immagine non so perché mi viene in mente Conte che spinge la palafitta dalla parte in cui è No, più Conte è inclinata. sopra la Non lo palafitta, so. sì, e cerca in qualche. Ah, non so, mi Finisco la viene in mente palafitta, questo. Sì. finisco questa palafitta. D'altra parte sono i 5 Stelle, cioè qualche palo è caduto. E Sì. cioè, ora il problema è questo. I 5 Stelle rimangono al governo, ma con una preponderanza dialogante, e allora si va avanti più o meno in qualche maniera. Due, si rimane al governo, ma con i duri puri e qualche volta inutili in posizione preminente, e allora diventa ingovernabile, si va avanti ma diventa ingovernabile. Tre, le 5 stelle diventano 3 stelle, 2 stelline, si separano e ho paura che appunto matematicamente implode il Allora, governo. Gioffi è pronto.